A tutti e buon Natale. Oggi continuo, diciamo, l'ultimo video che ho pubblicato sul mio canale riguardante appunto quello che è il marketing odontoiatrico. Una buona parte di queste informazioni sono prese dal sito dell'Istat, dal sito dell'Eurostat e poi anche da uno degli ultimi aggiornamenti in ambito professionale che si trovano appunto su internet della FNOMCEO, quindi dell'Ordine dei Medici. C'è proprio un PDF su internet che ha eseguito queste analisi riguardanti la professione dell'odontoiatra. Come ho detto nell'ultimo video, per restare al passo in ambito odontoiatrico è necessario chiaramente quello che è l'aggiornamento professionale, l'acquisto di attrezzature all'avanguardia, la lettura del cambiamento. Ed esistono tre modi per potersi inserire nel mondo odontoiatrico, come odontoiatra generico, quindi come general practitioner, iperspecializzandosi e oppure geolocalizzandosi dove serve un dentista. Ho spiegato i vantaggi e gli svantaggi nell'ultimo video di queste tre opzioni. Se vi interessa, appunto, andate a vedere l'ultimo video, nella parte finale dell'ultimo video ne parlo in maniera più approfondita. Ovviamente lo studio dentistico sta diventando sempre di più come un'azienda e quindi a quel punto, se un odontoiatra ha uno studio dentistico molto grande, arriva a un certo punto che deve porsi una domanda, cioè chiedersi cosa fa il mio studio dentistico per quel territorio, la mia clinica odontoiatrica per quel determinato territorio. È chiaro che se una clinica grande genera occupazione per i residenti di quella zona, per esempio, se è una clinica molto grande, oppure può rendere noto un territorio, ovviamente. Conosco molti colleghi che hanno aperto delle cliniche in quartieri magari un po' più desolati o un po' più periferici, ma grazie all'apertura della loro clinica, per esempio, questi quartieri chiaramente sono diventati più conosciuti, più frequentati. Ha generato occupazione all'interno di questi quartieri desolati, all'interno della città. Quindi chiaramente è un qualcosa di molto molto importante e utile che permette una crescita non soltanto per se stessi, ma anche per gli altri. È chiaro che la cosa più importante quando si apre uno studio, come ho detto nell'ultimo video, è cercare anche in parte di geolocalizzarsi laddove serve un dentista. Se apriamo uno studio su una strada, in una città in cui ci sono già tanti dentisti rispetto al numero di abitanti, è chiaro che si può fare. Non è che non si può fare, nessuno lo vieta, ma chiaramente c'è maggiore concorrenza. È sempre meglio aprire uno studio laddove chiaramente ci sono meno dentisti o magari proprio in quelle città in cui i dentisti non ce ne sono proprio. E dall'Istat, dall'analisi dell'Istat, dall'indagine dell'Istat eseguita nel 2017, è stato visto quali sono le città italiane con più dentisti ogni 10.000 abitanti. Queste città, appunto, sono Genova, per esempio, quella che ha più dentisti per abitanti, Bologna, Trieste, L'Aquila, Padova, Firenze, Pavia, Savona, Pordenone. È chiaro che poi bisogna sempre cercare quelle città, appunto, con un minor numero possibile di dentisti. Vi posso garantire, per esempio, io non sono calabrese, però in Calabria o anche nell'entroterra della Basilicata, nell'entroterra Lucano, se siete del sud Italia come me, è chiaro che in alcune zone i dentisti non ci sono, sono veramente pochi, o in alcuni paesini non ce ne sono proprio. Tuttavia, negli ultimi 20 anni il numero di dentisti nel nostro paese è aumentato esponenzialmente. Infatti, secondo i numeri di Eurostat, ci sono circa 60.000 professionisti iscritti al nostro albo nazionale, quindi un numero abbastanza elevato se consideriamo proprio la popolazione totale e i potenziali clienti. Quindi è chiaro che si sta assistendo ad un aumento sempre più marcato del numero di odontoiatri in Italia, al fronte di una richiesta che rimane sempre quella alla fine. Per quello che magari mi ricollego a questo punto al primo video che ho fatto di questo argomento, c'è anche il declino del dentista. Se si è in tanti, ovviamente la torta è divisa non più per 5, 6, ma bisognerà dividerla per 30 e diventa anche più difficile per questo motivo molto spesso trovare la laurea, trovare lavoro dopo la laurea, scusate, proprio perché si è in un numero maggiore, in un numero più elevato. E quindi ovviamente trovare un'occupazione diventa difficile, sempre meno cliniche, sempre meno studi cercheranno dentisti. Poi magari un tempo, tanti anni fa,
L'odontoiatria, da quello che mi raccontano i miei colleghi più anziani, era completamente diversa, proprio perché i dentisti erano molti di meno. E in più, quando appunto si usciva dall'università, il giovane odontoiatra appena laureato poteva già iniziarsi a cimentare, anche con una banale ablazione del tartaro, per esempio. Cosa che adesso di fare si può fare, ma diventa più difficile, perché è chiaro che giustamente quella mansione adesso non viene più svolta dai dentisti, ma viene svolta dagli igienisti dentali. E quindi per un giovane odontoiatra approcciarsi al paziente con le procedure più semplici diventa più difficile, perché uno studio non toglierà mai l'igiene, l'ablazione del tartaro all'igienista per farla fare al giovane odontoiatra, per esempio. In più il giovane odontoiatra ha sempre più difficoltà nell'inserirsi in uno studio e nel seguire un proprio collega. Perché questo? Perché prima non esistevano gli assistenti alla poltrona. Adesso per fortuna esistono, il loro ruolo è importante, perché servono ovviamente all'interno di uno studio, sono fondamentali. Però allo stesso tempo un giovane odontoiatra può assistere e affiancare con maggiore difficoltà un suo collega più esperto per poter imparare a lavorare, perché ovviamente il primo periodo un po' bisogna affiancarsi a un collega più anziano, tra virgolette, più esperto di noi, per capire quali sono le procedure da eseguire. Però se c'è l'assistente, è chiaro che non potremo mai noi odontoiatri eventualmente giovani poter affiancare un nostro collega, o magari potremo vedere da lontano. Però un conto è vedere da lontano mentre lavorano il nostro collega e l'assistente, un conto è assistere proprio noi, il nostro collega più esperto, si entra meglio nei tempi tecnici e si capiscono molto meglio tante cose, ve lo posso garantire. E poi, dopo un certo periodo di tempo in cui si assiste eventualmente, è necessario fare il passo successivo, non si può stare un anno, 2 anni ad assistere un collega più esperto oppure a guardare con le mani dietro la schiena il nostro collega. A un certo punto vi diranno sempre che è necessario guardare, dovete guardare, 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 ma è sbagliato, cioè bisogna guardare fino a un certo punto, però poi per poter imparare a lavorare, a fare l'odontoiatra, bisogna fare le cose e bisogna purtroppo anche sbagliare. Ovviamente sempre, bisogna sempre rispettare la salute del paziente e quant'altro, però non c'è cosa che non si impari sbagliando, ovviamente, quindi dovete proprio mettere voi le mani a un certo punto. E il problema è che diventa difficile, appunto, per uno studio, soprattutto se siete appena laureati, farvi mettere le mani, imparare il mestiere e così via, proprio per tutte queste dinamiche che vi ho detto. C'è quindi una concorrenza di vari colleghi giovani che vogliono appunto inserirsi, concorrenza delle catene, gli igienisti e le ASO che ovviamente tolgono spazio al giovane odontoiatra, ma giustamente loro sono fondamentali nello studio, gli studi elevati, il numero di studi elevati, sia studi regolari che anche studi non regolari, perché anche quelli ci sono chiaramente. E quindi i motivi di questa tendenza sono legati a tutti i motivi che ho detto io fino ad ora, e in più sono anche da ricercare in diversi fattori. Uno tra quelli più importanti è la possibilità di conseguire la laurea all'estero e poi di iscriversi all'albo italiano, perché chiaramente l'Italia, lo Stato italiano, il Ministero dell'Istruzione ha visto che chiaramente gli odontoiatri sono tanti, quindi è inserito il numero chiuso per poter entrare all'interno dell'università, altrimenti tutti farebbero i dentisti e nessuno lavorerebbe, ovviamente, cioè, avremmo un sacco di dentisti disoccupati e ce ne sono. E allora hanno inserito il numero chiuso, tuttavia però dall'estero ovviamente ne vengono altri che si sono laureati all'estero e quindi poi vengono in Italia e per questo motivo comunque il numero di dentisti è molto alto. Questo ovviamente incide anche sulla qualità del servizio offerto, dato che spesso i corsi esteri prevedono un piano di studi più breve e quindi differente rispetto a quello italiano. Io su questo punto non sono completamente d'accordo, nel senso che la qualità del servizio offerto non è che venga appunto compromessa. In che senso? C'è una grossa differenza tra le università italiane, le università non italiane, le università estere, ovviamente. Diciamo che noi in Italia siamo molto bravi dal punto di vista teorico, siamo molto bravi, cioè ci formano molto bene sulla teoria, sulla medicina generale, sull'odontoiatria, ma da un punto di vista teorico. Da un punto di vista pratico, purtroppo la maggior parte delle università italiane, non tutte, ci sono anche quelle che poi formano in maniera congrua da un punto di vista pratico, ma le università italiane peccano tantissimo nella pratica, cosa che invece all'estero magari studieranno di meno, tra virgolette, cioè è un po' più carente l'università estera dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista pratico non ha eguali, perché chiaramente il nostro lavoro è pratico. Io ho colleghi che hanno studiato in Slovenia, e in Slovenia loro già rivitalizzavano i denti all'università, estraevano denti, facevano la conservativa,
Insomma, le basi del mestiere, più o meno l'insegnante, sapevano fare l'anestesia, acquisivano già all'interno dell'università, sotto i tutor, una certa, come dire, sicurezza, nel poter lavorare, cosa che invece in Italia non accade molto spesso. Molti colleghi anche in Spagna, lo stesso in Portogallo conosco, che sono venuti in Italia dopo la laurea, dopo che si è iscritta all'albo italiano, dopo la loro laurea all'estero, sono venuti in Italia e già sapevano lavorare, quindi chiaramente partono molto più avvantaggiati rispetto a noi. Per esempio in Spagna e in Portogallo l'università, poi l'università di odontoiatria, la facoltà, il corso di studi, il corso di laurea dura 5 anni anziché 6 come in Italia, ma sono molto più preparati di noi dal punto di vista pratico. È chiaro che poi anche noi italiani, poi piano piano, dopo la laurea, dopo 6 anni di laurea, piano piano impariamo pure noi, però loro già partono avvantaggiati. Noi usciamo dall'università che come professionisti molto spesso, non tutti, ma si vale zero appena si esce, proprio perché non sappiamo fare quasi niente. Per esempio, nella mia università, dal punto di vista pratico, quando io mi sono laureato un po' di anni fa, non sapevo fare quasi niente, quasi niente. È chiaro che questo è un grosso punto a sfavore, perché ovviamente uno si laurea in odontoiatria. Si diciamo, abilita con l'esame di abilitazione, si iscrive all'ordine dei medici, dal giorno dopo potenzialmente ha la licenza di uccidere, nel senso buono. Per questo motivo bisognerebbe uscire dall'università che già appunto si sappia lavorare, non dico alla perfezione, ma saper fare quantomeno, diciamo, tutte quelle diciamo, quelle mansioni dell'odontoiatra basilari, ecco, così come accade all'estero, dove appunto ti formano da un punto di vista pratico nella base, ed è fondamentale, perché ovviamente se invece si esce dall'università che non si sa fare niente, bisognerà fare poi un tirocinio, un praticantato, tra virgolette, così, negli studi, vedere, capire, eccetera, eccetera. Proprio perché il nostro mestiere è un mestiere pratico. Ovviamente, come si posizionano gli altri paesi europei dal punto di vista del numero di dentisti? Allora, l'Italia è al 19° posto, con 64 dentisti ogni 100.000 abitanti. Quindi si ha un rapporto simile a quello italiano anche in altri paesi vicini come la Francia e la Germania. Il paese europeo col maggior numero di dentisti è la Grecia, dove ci sono addirittura 126 dentisti ogni 100.000 abitanti. Seguono poi Bulgaria e Cipro, in coda alla classifica, cioè nei posti più bassi, il Regno Unito e l'Olanda. Dove appunto questo rapporto diminuisce. Vedete, questa è un'analisi del 2015, è un po' vecchia effettivamente, però del 2015 l'ho trovata su internet dell'Eurostat. Praticamente qua fa vedere dentisti, farmacisti e fisioterapisti. Ovviamente a noi interessano i dentisti. Come potete vedere, la Grecia è al vertice. L'Italia più o meno si posiziona in un punto medio alto della classifica. E posti più bassi abbiamo Austria, Regno Unito, Olanda, Slovacchia, Malta e Polonia. Tipo io ho un mio collega che ha studiato in Slovacchia, mi ha detto che comunque sia la pratica era abbastanza sufficiente, infatti lui ha già un suo studio ora. Questa qui è un'altra analisi sempre fatta dall'Eurostat, è un pochettino più recente, risale al 2016, però la situazione, come vedete, anche nel 2016 è rimasta più o meno simile, anzi per tutti i paesi dell'Europa, anzi l'Italia ha avuto una tendenza all'aumento come numero di dentisti. 80 ogni 100.000 abitanti rispetto al 2015, in cui erano praticamente 78, quindi un leggero aumento l'ha subito l'Italia pure. E quindi anche qui possiamo vedere quest'altra tabella del 2018, sempre dell'Eurostat, dove fa vedere il numero di dentisti per abitanti fondamentalmente. E anche qui in Italia, vediamo dove c'è l'Italia qui. Per esempio, ne abbiamo 83,3 per 100.000 abitanti, quindi 50.000 dentisti nel 2018 sono stati appunto calcolati, registrati, misurati. Ci sono sempre poi quelle nazioni con un tasso più basso, come la Polonia, come l'Olanda, come Malta. È chiaro che in queste nazioni dove il numero di dentisti ovviamente è molto più basso, tipo Montenegro, 4,7, sono solo 29 dentisti. È chiaro che nelle nazioni in cui i dentisti sono di meno si lavora di più, ovviamente, c'è più richiesta di odontoiatri. In Italia, dove sono tanti, l'Italia chiaramente non è il paese europeo col maggior numero di dentisti, però comunque sono tanti, le possibilità lavorative dopo la laurea sono chiaramente molto più basse, è normale.
Poi abbiamo per esempio i posti disponibili per area geografica, per esempio, questo per quanto riguarda l'ingresso nelle facoltà di odontoiatria del nord, del centro e del sud Italia. E ovviamente ne entrano di più al nord e poi al sud e alla fine al centro Italia. Questo chiaramente la fonte è Eures Ricerche Economiche e Sociali sui dati del MIUR. Bene, io con questo video ho finito, continuerò poi. Diciamo nei prossimi giorni, nei prossimi giorni, anche nelle prossime ore, poi vediamo a pubblicare altri video riguardanti questo tema, diciamo, del marketing odontoiatrico e della professione odontoiatrica in generale. Se avete dubbi, potete appunto scriverli nei commenti. Qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.